Benvenuti in un nuovo video tutorial. Oggi realizziamo una squash card, un progetto che è stato richiesto da voi. Iniziamo subito. Per prima cosa, tagliamo 3 quadrati di cartoncino. Meglio se double face. Iniziamo segnando il punto centrale di due lati paralleli. Quindi, tracciamo con un dotter la linea di piega. Facciamo la stessa cosa con gli altri due lati, segnando la piega centrale. Segniamo anche una diagonale. Ripetiamo queste operazioni di piega su tutti e tre i quadrati e li disponiamo uno a fianco all'altro con la piega in diagonale al centro. Dunque, applichiamo il nastro biadesivo su uno dei quadrati di piega, esattamente qua. Quindi incolliamo quel pezzo all'altro quadrato, sovrapponendo le carte. Ripetiamo anche con il terzo pezzo. Giriamo tutto perché possiamo vederlo in verticale. E iniziamo a piegare le diagonali, alternando prima una piega all'interno, poi una verso l'esterno. E infine nuovamente verso l'interno. Prepariamo i cartoncini per le copertine e il loro rivestimento. Quindi, dopo aver arrotondato gli angoli, prendiamo due pezzi di nastro. E lo fissiamo tra la copertina e il suo rivestimento. È il momento di incollare la struttura alle copertine. E quindi chiudiamo col nastro. Per decorare l'interno possiamo usare dei quadrati di foto che tagliamo a misura. E che poi incolliamo sulla card. Decoriamo anche con scritte e timbri. Mentre all'esterno incolliamo un bel titolo.
e un cuore color oro. Ed ecco la nostra squash card. Un regalo insolito e molto romantico. Grazie per essere stati con me. Alla prossima!